Benvenuti e intervenuti a questa conferenza stampa che, con un adempimento che in realtà avevamo promesso durante la scorsa conferenza stampa, in cui avevamo certamente ci eravamo impegnati nell'ottica dell'affidabilità e della trasparenza a rendere pubblici durante e alla fine della consigliatura gli elementi, diciamo, sia di attività politica che di gestione finanziaria nostri ed altrui, che potessimo evidentemente conoscere, e quindi ci presentiamo oggi alla vigilia delle elezioni con la lista Amnistia, Giustizia e Libertà, con il nostro candidato presidente Rosso di Vita e Rocco Berardo, con questo dossier curato appunto dalla lista Bonino Pannella e in particolare da Antonella Caso, che sta qui con noi, cui potrete poi in termini di dettagli, diciamo, magari rivolgervi. Una brevissima considerazione solamente prima di dare la parola a Giuseppe e poi a Rocco Berardo. Vi dicevo, questo era un impegno che avevamo preso e che avrei esercitato da Presidente rispetto a tutti quanti se avessi avuto quella opportunità. Poiché quella opportunità non mi è stata data, i due consiglieri eletti nella lista Bonino Pannella dell'epoca hanno però portato avanti questo impegno nei limiti evidentemente delle capacità conoscitive a loro a disposizione. A noi sembra un buon modo di rendere conto ai cittadini tramite voi di quella che è stata l'attività dei due consiglieri, al di là degli elementi che già si sanno e si conoscono, ma anche l'attività puntuale, non solo normativa, ma per quanto possibile di controllo dell'operato della Giunta. Penso anche che sarebbe un ottimo modo di fare per tutti quanti, diciamo, il resoconto delle attività svolte. Giuseppe Rosso di Vita. Sì, grazie Emma. In realtà poi la mia introduzione poi di questo dossier lo illustrerà Rocco. Voleva essere in parte analoga a quella di Emma, cioè adesso voi qui avete questa anagrafe della nona legislatura del Consiglio regionale. L'avete qui perché il gruppo consigliare della lista Bonino Pannella Federalisti Europei, in particolar modo con il preziosissimo contributo di Antonella Casu, lo ha elaborato. Ecco, tenete presente che noi vorremmo che questo fosse fatto per legge. Questo fosse fatto per legge con la nostra anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, e quando ci riferiamo appunto al massimo di trasparenza, ci riferiamo quindi non solo alle questioni, diciamo, economiche, alle questioni relative ai fondi, a come vengono utilizzati. Quella è una parte importantissima della nostra anagrafe, qui ne troverete dei cenni, ma l'altra parte fondamentale che nessuno vuole avere, che nessuno vuole far conoscere evidentemente ai cittadini, è appunto la parte che riguarda l'attività istituzionale dei gruppi e dei singoli consiglieri. Magari qualche giornalista con un po' più di curiosità potrà andare a verificare, per esempio, che i faccioni, no? Quelli che più hanno deturpato anche nel corso della passata campagna elettorale i muri delle nostre città, quei faccioni seduti in consiglio regionale non hanno fatto niente, hanno fatto sì e no un intervento in aula, neanche un'interrogazione, neanche un'interpellanza, forse una proposta di legge, eppure poi quando si tratta della campagna elettorale si spendono centinaia di migliaia di euro, dico X perché in realtà non lo sappiamo, perché, come dire, il dubbio che quello che viene dichiarato sia profondamente diverso da quello che effettivamente viene speso è un dubbio molto molto fondato,
E forse i cittadini questo lo dovrebbero sapere, no? Chi tanto è attivo in campagna elettorale o anche sui mezzi di comunicazione, non vengono risparmiati passaggi televisivi o radiofonici o anche sulla carta stampata in ogni dove, poi si siede in consiglio regionale e che fa? Boh, quasi nulla. Ecco. Per quanto riguarda invece la parte relativa alla relazione sull'impiego dei fondi erogati ai gruppi consigliari, è evidente, Antonella ha fatto un lavoro che è un lavoro frutto di un'iniziativa politica, quella nostra, che per primi abbiamo dato corpo alla trasparenza dopo 40 anni di centro, centrodestra, centrosinistra che ha affossato la regione esattamente così come la conosciamo ora. E per la prima volta appunto i cittadini italiani hanno potuto sapere di quanti soldi venivano erogati ai gruppi consiliari e ripeto, e ci tengo a precisarlo, questo meccanismo di erogazione dei soldi direttamente ai gruppi consiliari è un meccanismo che è stato individuato, come dire, raffinato con il corso del tempo, ma era sotto altri meccanismi identico a quello che esisteva da sempre. E quale che sia stata l'opposizione in questa regione da sempre, cioè quando è stata opposizione la destra o quando è stata opposizione la sinistra, da sempre tutti si sono ben guardati di andarlo a farlo sapere ai cittadini. Era più conveniente mangiarci sopra ed essere rieletti piuttosto che farlo sapere alle persone. Questa parte di anagrafe è una parte parziale, ovviamente, perché Antonella ha potuto con molta attenzione riprendere quel che di riff e di raffa si è reso pubblico quando lo scandalo, per intenderci fiorito, era ai suoi massimi, diciamo, momenti di notorietà. Più o meno tutti i gruppi hanno in quel momento, sotto la pressione della stampa, sentito l'esigenza di rendere pubblico quello che appunto doveva essere reso pubblico. Noi avremmo voluto che lo fosse reso per legge. Dopodiché però ricordiamocelo a tutt'oggi, purtroppo sono dei dati parziali perché da settembre a oggi nessun gruppo, anche quelli che oggi sostengono candidati di destra, di centro e di sinistra, che invocano trasparenza a tutto spiano e che insudiciano i muri delle nostre città con manifesti dove si inneggia la trasparenza, la legalità e all'onestà, questi signori a tutt'oggi non stanno rendendo pubblici diciamo, i loro rendiconti. Cioè siamo, per i giornalisti più interessati, ancora a caccia dei 14 milioni di euro. Che fine hanno fatto questi soldini? Nessuno ce lo vuole dire. Tutti dicono che vogliono la trasparenza, nessuno ci vuole dire che fine hanno fatto questi soldini, come li hanno spesi, farci vedere i loro rendiconti, farci magari anche compagnia nel momento in cui noi abbiamo restituito, visto che l'attività istituzionale è praticamente chiusa, 360.000 euro. Allora, gli altri che cosa fanno, visto che l'attività istituzionale è sostanzialmente ferma da settembre? Che cosa ci hanno fatto con questi soldini? Perché nessuno ha risposto al nostro appello, al nostro invito su questi quattrini? Benissimo, sarebbe opportuno che grazie a voi giornalisti i cittadini sapessero che chi dice oggi che vuole fare trasparenza domani potrebbe farla da oggi ma non la sta facendo, forse è il caso di non fidarsi. Grazie, Rocco Peralta. Allora, sarò breve nella illustrazione di quello che è contenuto documento, anche perché se avrete delle domande poi nel dettaglio vi potrà rispondere Antonella Casu. Lo dico in particolare a beneficio di chi ci ascolterà per radio, qual è diciamo, la funzione dei capitoli che sono stati inseriti in questo documento che chiamiamo anagrafe pubblica della legislatura. Si parte
dai consiglieri regionali, da come i consiglieri regionali entrano all'interno dell'assemblea e immediatamente cambiano gruppo, addirittura alcuni formando quei cosiddetti monogruppi che tanto sono costati alle casse della regione, in particolare ai cittadini. Ricordiamo che noi abbiamo detto che quella legge infausta che prevedeva la possibilità di costituire monogruppi è costata 12 milioni di euro, abbiamo tentato di cambiarla in tutti i modi, ci siamo riusciti solo alla fine della legislatura e quando ci siamo riusciti neanche li fecero sciogliere. Quante sono state le sedute del Consiglio regionale e di lì quanto costa il Consiglio regionale? Se fate la ponderazione delle sedute svolte e di quanto costa ogni seduta, avrete un risultato veramente enorme. Ma poi a cosa serve un Consiglio regionale? Ci sono una serie di proposte di legge fatte da ciascun gruppo e sono state divise appunto per quante poi sono arrivate in commissione e quante in aula. Beh, la cosa che più clamorosa, diciamo, come dato è che poco meno di una decina di leggi sono stati diciamo ispirazione del Consiglio regionale, il resto, la totalità, sono delibere che proposte di legge avanzate dalla Giunta regionale e approvate in Consiglio. Una di queste, lo ricordiamo, è la legge sugli open data, è una legge nostra, ci siamo riusciti e per questo aspettiamo ancora che un regolamento possa attuare quella legge. Se un regolamento oggi attuasse quella legge, e la Polverini ancora non l'ha fatto, noi avremmo queste informazioni che invece di essere rimesse dentro un cassetto a disposizione di tutti i cittadini con un semplice clic. Ma dicevo, ci sono tutte quante le proposte di legge, tutte quante le proposte di deliberazione consigliare, le mozioni, le interrogazioni, quelle a risposta immediata e scritta, gli ordini del giorno, le risoluzioni, le interpellanze. Ora abbiamo presentato i numeri per ciascun gruppo e se, come diciamo spesso, noi il nostro programma non è quello che vi raccontiamo, una favola che vi raccontiamo, ma è quello che abbiamo fatto, questo è il nostro programma per il futuro, vi accorgerete, e se i cittadini potessero venire a conoscenza, che il gruppo della lista Bonino-Pannella, che si presenterà alle prossime elezioni con la lista Amnistia, Giustizia e Libertà, ebbene, è il primo gruppo per media ponderata, come media di consigliere. Il valore è 185, seguono gli altri, ma per farvi un esempio, ecco, dei partiti maggiori, se noi abbiamo un valore 185, il PD ha un valore 50 e il PDL ha un valore di 11,47. C'è un altro passaggio. Giuseppe Rosso Di Vita ricordava l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati che non siamo riusciti a far approvare come legge. È vero che il Consiglio regionale del Lazio approvò a suo tempo una legge analoga, almeno per responsabilità, che veniva affidata alla dichiarazione del patrimonio di ciascun consigliere. Ebbene, solo una parte dei consiglieri hanno pubblicato sul sito internet la loro dichiarazione e in particolare, proprio perché siamo in un momento elettorale, anche le spese elettorali dovrebbero essere dichiarate. Ebbene, noi abbiamo messo a pagina 39, lo potrete trovare, tutti i consiglieri che hanno depositato le loro spese elettorali delle elezioni 2010 e tutti quelli che invece ancora non risultano sul sito internet con la loro dichiarazione sulle spese elettorali. Ci sono poi tutti gli interventi che ciascun consigliere ha fatto, anche su questo risultiamo primi in termini di media ponderata come gruppo, ciascun consigliere che si ripropone in questi giorni, lo ricordava Giuseppe con i propri manifesti, diciamo, l'utilità della sua presenza all'interno del Consiglio regionale, se non altro per interventi svolti, è tutta dettagliata alle pagine 42 e 43, sia che siano interventi per dichiarazioni di voto, per richiami al regolamento e per tutte le altre questioni per cui si può prendere la parola in aula. Ci sono
i fondi dei gruppi, questo relativamente all'anno 2011, e poi infine, laddove vengono ricordati tutti i soldi che sono serviti per far vivere il Consiglio regionale, siamo a pagina 48 e quindi in conclusione, abbiamo anche una postfazione che serve a ricordare i movimenti finali che ci sono stati proprio alla fine della legislatura, quando ormai non ci si riuniva neanche più, per cui ci sono state consiglieri che hanno cambiato i loro gruppi di appartenenza. Quindi è una fotografia analitica di tutto quello che è avvenuto e una dimostrazione, se potesse essere conosciuta dai cittadini, di quanto ciascun gruppo ha lavorato in questa legislatura. Ebbene, credo che il controllo sviluppato da noi, che abbiamo fatto parte dell'opposizione, l'esercizio che è stato svolto da quelli della maggioranza, potrà essere verificato, se conosciuto, appunto dai cittadini per le prossime elezioni, se opportunamente potrà essere conosciuto. Noi abbiamo fatto questo lavoro e per questo anch'io ringrazio Antonella Casu, a cui dobbiamo ciascun numero presentato e tutti coloro che hanno collaborato nel gruppo Lista Bonino Pannella. Grazie. Sì. Passiamo alle domande, se ne avete adesso o se preferite studiarlo meglio nei prossimi giorni. Noi metteremo sul sito, sui siti evidentemente a disposizione questo dossier, sia sul sito Radicali Italiani che sul sito ovviamente del Radicali Lazio. Io lo metterò sul mio, quindi se ci sono domande nell'immediato va bene, ma siamo a disposizione anche nei prossimi giorni se avete l'esigenza di studiarlo meglio e di approfondire i dati che noi produciamo. Però se ci sono domande, prego. Prego. Viola dell'Ansa, vorrei sapere quanto avete calcolato che è costato ogni seduta del Consiglio regionale. Intanto ce lo dico. Mi sembrava che fosse limitata. Si deduce, ma. Si deduce. Questi dati in realtà non li abbiamo calcolati, ma siccome c'è il numero delle sedute e i costi annuali del Consiglio regionale, presto parlo. Voi tra i costi annuali potete dividerli per il numero di sedute e trovate il costo della seduta, potete dividere per il numero di leggi e trovate il costo per ogni legge, per esempio. Quindi sono dati semplici che poi potete. Però come lo dico per garanzia di quando si fa un'anagrafe. Abbiamo detto più volte, è una fotografia, non ci sono né deduzioni né elaborazioni che ognuno può fare, ma che evidentemente potrebbero, esulano da quello che sono i dati pubblici che noi abbiamo voluto, perché questo era il tipo di limite deontologico che ci siamo dati. Poi ognuno di voi ovviamente può elaborare e a farne può vedere quanto costa un consigliere, quanto costa una legge per esempio, quanto costa una seduta, eccetera eccetera, ma non fa parte dei dati formali da noi ricevuti ed è un tipo di elaborazione ci siamo posti il limite di non fare. Comunque siccome c'è scritto tutto, nei 29 mesi di legislatura si sono tenute 69 sedute che poi si sono sviluppate in 120 adunanze, ma 69 sedute ufficiali per un costo totale che si aggira intorno ai 400 milioni di euro, quindi facendo 400 milioni di euro poco meno diviso 69, 70 si può avere poi nella divisione il costo per ciascuna seduta. Prego. C'è un micro? C'è un micro, arriva. Prima lo si è dato un intervento preciso, 14 milioni di euro che mancano, che sono i fondi che non sono ricevuti per il funzionamento dei gruppi e che non sono stati più utilizzati. Allora noi abbiamo. No, non è così. No, infatti volevo questa verificazione. No, allora ci sono dei residui. Noi partendo dalla storia dell'utilizzo dei fondi dei gruppi, ci siamo fermati in termini di trasparenza, non noi, perché noi abbiamo reso pubblico, sta tutto sul sito, l'abbiamo detto anche in conferenza stampa, abbiamo rendicontato fino all'altro ieri praticamente, tutto quello che abbiamo speso fino all'altro ieri,
abbiamo visto che ci sono rimasti dei soldi, li abbiamo restituiti 360, ok. Da settembre a oggi, se voi vi fate i calcoli, c'erano all'inizio di quell'anno una serie di quattrini, ok, sui conti dei gruppi, che più o meno, o meglio sui bilanci dei gruppi, che più o meno, fermandosi la questione a settembre e avendo tutti dei saldi attivi, dovremmo capire che fine hanno fatto. I gruppi a settembre avevano altri soldi nei loro conti correnti, è chiaro? Quindi 14 milioni è la somma degli attivi di bilancio? No, è la somma dell'erogazione complessiva ai gruppi di tutto l'anno. Alcuni gruppi hanno rendicontato fino a settembre sotto la pressione della stampa, perché altrimenti non l'avrebbero mai fatto. Hanno rendicontato sotto la pressione della stampa fino a settembre 2011. Solo il 2011. Ci sono ancora i fondi del 2012, ci sono ancora i fondi del 2012 che non sono stati rendicontati. Quelli sono finiti sui conti correnti dei gruppi e complessivamente quella cifra è la cifra complessiva, e noi vorremmo sapere che fine ha fatto. Noi, che fine hanno fatto quelli che ci hanno dato a noi, lo potete vedere. Una parte sono stati spesi, una parte sono stati restituiti, potete vedere come sono stati spesi. Gli altri li hanno spesi tutti? Li hanno spesi tutti a partire da settembre, quando praticamente l'attività istituzionale era ferma? Che ci hanno fatto? Tutto qua. Penso che sia un diritto. Quindi 14 milioni con lei si riferisce non sono i residui, è l'ammontare, diciamo, 2011. Sbaglio? 2011. Che 2012. Si è ripetuto. No, 2012. In parte. Bene, se avete domande anche nei prossimi giorni, guardando meglio il dossier, siamo qua. Comunque, adesso, visto che avevo la per essere precisi, costato 375 milioni di euro per tutta la legislatura, le 69 sedute, calcolando le sedute, sono costate 5,4 milioni di euro a seduta, calcolando le adunanze, che è un calcolo forse più preciso, ovvero diviso 120, è costato 3,1 milioni a seduta. L'adunanza è quando il mercoledì si interrompe e si ricomincia il giovedì, quindi è la stessa seduta ma ci sono due adunanze. Due sessioni, diciamo. Grazie, buonasera.